Quindi vediamo il calcolo della resistenza di uscita di un amplificatore. Allora, noi sappiamo già qual è la definizione, no? Cosa dobbiamo fare? Se questo è un amplificatore, per calcolare la resistenza d'uscita, immaginiamo che questo sia il generatore d'ingresso, va bene? Per calcolare la resistenza d'uscita, noi che cosa facciamo? Ci mettiamo all'uscita, immaginiamo sia questa, e applichiamo un generatore, per esempio, di tensione di prova all'uscita. Spegniamo tutti gli altri generatori indipendenti, calcoliamo o misuriamo, seconda che sia un esperimento di principio perlomeno, la corrente che passa nel generatore e a quel punto la resistenza d'uscita è definita come rapporto tra Vp e Ip. Quindi è il rapporto calcolato in una situazione particolare, quella in cui tutti i generatori indipendenti sono spenti. Giusto? Questo è esattamente la definizione di resistenza di Thevenin, no? Del teorema di Thevenin, niente di più. Io se applico il teorema di Thevenin all'uscita, che cosa posso fare? Posso schematizzare tutto il circuito che c'è, diciamo, visto da questi due nodi verso sinistra, con un equivalente di Thevenin. Che cosa vuol dire? Vuol dire con una tensione a vuoto, che chiamerò tensione di Thevenin, che dovrò calcolare con V acceso, no? E quindi per forza di cose sarà una tensione proporzionale a V. Questa Vth sarà del tipo una certa costante A per V. Okay? Questa A, per definizione, poiché Vth è la tensione di uscita a vuoto, questa A sarà l'amplificazione a vuoto dell'amplificatore. Quindi questa è l'amplificazione a vuoto. E poi la resistenza di Thevenin, per definizione, è esattamente la Rout che ho definito prima. Quindi il circuito diventa questo. Anzi, aspetta, questo lo tolgo. Vediamo soltanto l'equivalente di Thevenin. Quello che si vede tra questi due nodi c'è soltanto questo. Allora, questa osservazione mi fa venire anche in mente un altro modo per calcolare l'Rout. Vi ho detto, un modo è direttamente dalla definizione, però c'è anche un altro modo, che è questo. Vedete, se io faccio queste due misure o due calcoli, cambia poco, se io calcolo la tensione d'uscita a vuoto, tensione di uscita a vuoto. La tensione di uscita a vuoto, chiamiamola V di uscita 0, per definizione è la Vth, no? È la tensione di Thevenin tra questi due nodi. Okay? E poi calcolo la corrente di uscita di cortocircuito, quella la chiamo UCC. Che cos'è la corrente di uscita di cortocircuito? La corrente che vedo in uscita se chiudo l'uscita in cortocircuito. Allora, guardate questo circuito. Se chiudo l'uscita in cortocircuito, la corrente UCC, che cos'è?
è VTH diviso R out. Bene. E vedete, allora, se ho la tensione uscita a vuoto e la corrente di uscita del cortocircuito, posso tirar fuori l'R out come rapporto tra le due cose. Quindi posso ottenere R out come rapporto tra la tensione di uscita a vuoto e la corrente di uscita di cortocircuito. Ok, questa è una dimostrazione lampo. Quindi, perché ve l'ho fatto notare? Perché, diciamo, a seconda dei casi mi può convenire calcolare la resistenza d'uscita nel primo modo, quindi da definizione, oppure nel secondo modo, conoscendo la tensione uscita a vuoto e la corrente di cortocircuito. In generale, per esempio, il secondo modo è più comodo per fare le misure. Se io lo volessi misurare, non volessi fare un calcolo, se ho un amplificatore è più facile per me misurare la tensione a vuoto, la tensione di uscita mettendo il carico infinito, e poi invece la corrente di uscita si chiude il carico in cortocircuito. Dal punto di vista operativo il secondo metodo è più pratico, anche spesso dal punto di vista del calcolo, quindi conviene averle presenti tutte e due le cose e usare quella che torna più comodo. Nel caso pratico che stavamo vedendo adesso, cioè quello di calcolare la resistenza d'uscita dell'amplificatore cieco, resistenza dell'emettitore, effettivamente conviene usare questo secondo metodo, perché se l'ho fatto vedere adesso. In generale si tratta di vedere, uno dà un'occhiata a quello che ha a disposizione e cerca di capire qual è il modo più pratico. Allora, facciamo il calcolo della resistenza d'uscita a vuoto per l'amplificatore CE con R. Dunque, io cerco di, magari sfrutto il fatto, no, non è qui, vabbè, allora rifaccio il disegno. Ora ho tolto il carico, in modo che questa è la tensione a vuoto, quindi questa qui è l'AB, chiaramente questa è la base, questo è l'emettitore, questo nodo qui è il collettore. Allora, calcoliamo prima la tensione di uscita a vuoto. Beh, io qui sono avvantaggiato perché l'amplificazione l'ho già calcolato, no? Quindi la VU a vuoto è la VU quando RL tende a infinito, col carico staccato. Allora io posso scriverlo come AV per VS, in cui AV la calcolo con RL che tende a infinito. Questo mi semplifica un po' perché a V l'avevo già calcolata. Se guardate gli appunti dell'altra volta, voi vi ricordate già, a V era uguale a meno HFE primo, metto primo e asterisco per ricordarmi che HFE primo calcolato con RL uguale a 0 per RC. Qui dovrebbe essere RC parallelo RL, ma ora RL tende a infinito, l'ho tolto, quindi rimane soltanto RC. Diviso R e B parallelo RS più HIE più R e 1 che moltiplica HF primo asterisco più 1.
dove, scusate, qui segnalo HF' asterisco è uguale ad HF' calcolato per RL che tende a infinito. Questa è una definizione. Per la partizione RB diviso RB più RS, tutto per VS. Questo l'avevamo già calcolato, eh? L'ho riscritto soltanto mettendo RL a infinito. Questo che cosa vuol dire? Quando RL tende a infinito, questo è HFE meno HOE RE1 diviso 1 più HOE, qui c'è soltanto RC. L'altra volta c'era RC più RL, ora chiaramente RC parallelo RL, ora RL è infinito, quindi c'è soltanto RC. Va bene, questa è la tensione di uscita a vuoto. Vedete perché mi conviene stavolta usare questa regola? Perché la tensione di uscita a vuoto la ottengo subito, perché in pratica il calcolo l'avevo già fatto. E poi devo calcolare la corrente di uscita di cortocircuito. D'accordo? Ecco, la corrente di uscita di cortocircuito, come la posso ottenere? Io posso rimettere qua la RL e far tendere stavolta la RL a 0 invece che a infinito, no? Per mettere l'uscita in cortocircuito. A questo punto la corrente di cortocircuito sarà, questa è la U, se RL tende a 0 questa diventa la U di cortocircuito, quindi è la U quando RL tende a 0. E in pratica quindi che cos'è? U è V diviso RL, posso scriverlo, lo scrivo meglio, è V diviso RL quando RL tende a 0, quindi si scrive matematicamente il limite per RL che tende a 0 di V su RL. Chiaramente questo qui è un limite 0 su 0, uso le cose che ho calcolato prima, questo è un limite per RL che tende a 0 di V che è AV per VS diviso RL, e adesso al posto di AV posso sostituire l'espressione che conosco. Dunque, qui che cosa mi viene? È questa qui, no? Qui devo mettere meno HFE qui mi manca un po' di spazio, mettiamo due stelle, dove HFE primo due stelle è l'HFE quando RL tende a 0. Poi qui ci va RC parallelo RL. Va bene? Scriviamolo tutto per esteso. RC parallelo RL quando RL tende a 0 diventa R, semplifichiamo un po', diventa RL, no? Qui c'era RC parallelo RL, RL tendeva a infinito, rimaneva soltanto RC. Adesso RL tende a 0 rimane soltanto RL. E spero di poterlo semplificare nello 0 su 0. Diviso numeratore, denominatore c'è RB parallelo RS più HIE più RE primo, no, RE1 che moltiplica 1 più HFE primo star star. Per RB diviso RB più RS, tutto per 1 su RL, anzi VS su RL. Vedete, quindi il limite 0 su 0 si semplifica subito, perché in pratica questo RL va via con questo RL, quindi il limite è sparito.
Beh. HF primo star star, che cos'è? Beh, in pratica è HF primo per RL che tende a 0. Quando RL tende a 0, il denominatore fa 1, quindi viene HF meno HR1. Quindi ora qui non so dove scriverlo, magari lo scrivo nella pagina successiva. HF primo asterisco asterisco è uguale ad HF primo quando RL tende a 0. Per definizione mi viene HFE meno HOER1. Quindi insomma io UCC l'ho calcolata adesso, la ricopio dall'espressione precedente, mi viene il limite a questo punto lo posso togliere, cioè HFE' asterisco asterisco meno HFE' asterisco asterisco che so già quanto vale, ups, diviso RB parallelo ad RS più HIE più RE1 per 1 più HF' asterisco asterisco che moltiplica RB diviso RB più RS per VS. A questo punto posso calcolare Rout. Rout è uguale a, per definizione, non per definizione, per quello che abbiamo calcolato, alla tensione a vuoto diviso la corrente di cortocircuito. E immaginate che succede quando facciamo questo rapporto. Questo termine VS va via, il termine RB diviso RB più RS va via perché c'è anche qui, mi rimane questo termine, questa frazione, per l'inverso di questa. Quindi proviamo a scriverla per esteso, quindi mi viene il meno va via col meno, quindi HF' star diviso RB parallelo RS più HE più RE1 per 1 più HF' star che moltiplica. Qui c'è RC, questo anche, che moltiplica l'inverso di questo, cioè HF' 2 stelle per RB parallela RS più HE più RE1 per 1 più HF' 2 stelle. Ah, ci sono due casi che si riescono a vedere subito. Un caso è se HOE è uguale a 0, caso di semplificazione molto forte, ma è giusto da vedere. Se HF è uguale a 0, vedete, se HOE è uguale a 0, HF' abbiamo che HF' 2 stelle è uguale a HF' 1 stella è uguale a HFE. Quindi tutto questo si semplifica con tutto questo e mi viene semplicemente RC. Rout uguale RC. In generale non è tanto diverso da quel valore là. Altrimenti viene un'espressione più completa, basta fare la sostituzione e verificare. Si vede, insomma, non è che non so se, beh, probabilmente può valere la pena fare il calcolo completo, ma insomma riuscite a farlo bene anche da soli, basta sostituire al posto di HF' questo, HF' 2 stelle questo termine, al posto di HF' 1 stella questo termine e vedere che cosa viene fuori. Calcolo è facile, è soltanto noioso, no? Più o meno viene una cosa tipo RC, perché all'incirca quei termini non sono tanto diversi, quindi all'incirca verrà una cosa tipo RC, non uguale, ma insomma non tanto diversa. Va bene. Ora,
Quindi io qui scrivo altrimenti no, scrivo altrimenti ovviamente, altrimenti no, non si semplifica così tanto, ma comunque viene fuori sempre una cosa all'incirca uguale a RC, approssimativamente viene sempre uguale, poi non è che va a cambiare tanto. Quello che vi volevo far notare è che invece praticamente quando ho una resistenza sull'emettitore, l'effetto principale è proprio questa alterazione dell'HFE. Vi ricordate? Perché nel guadagno, quando abbiamo visto, aspettate, prendo i grafici delle cose della lezione di ieri, in pratica batto il programma. Allora, questa era la resistenza d'ingresso. Ma vedete, nella resistenza d'ingresso c'è questo termine qua, tutto l'effetto di HOE primo, di HOE nascosto qui dentro.
A volte sono quelli. Ma in realtà andava messo, io ora sono un po' in ritardo, ecco, zitti, sono un po' in ritardo, ma il piano era quello di metterlo su, ora iTunes U, che quello dovrebbe essere più pratico, perché di solito uno scarica tutto, poi non, cioè iTunes U non funziona in... Quello di Vimeo è un player flash praticamente, o HTML5 che manda il video, mentre invece con iTunes U in realtà uno sincronizza proprio il video, quindi in pratica scarica localmente e lì si va avanti veloce senza problemi. Ancora non l'ho fatto, non so. Sì, 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 sì. Sì, è più... Sì, è, diciamo, il vantaggio è che uno poi lo vede col suo player, cioè, è più pratico. Anche che Vimeo è... Non so, a volte... No, insomma, un pochino di problemi ci sono, non è la prima volta, effettivamente. Va bene, allora... Dunque, volevo aggiungere quella considerazione generale di prima, allora ve la faccio qua. HFE' è HFE-HOER1 diviso 1 più HOERC parallele RL. Quindi in pratica, come dicevo, se questo termine sopra e questo termine sotto sono trascurabili rispetto al termine a cui sono sommati, HFE primo diventa uguale a HFE e in pratica HOE non serve. Il nostro procedimento è questo: se 1 su HOE è molto più grande di R1, RC e RL, allora possiamo eliminarlo dal circuito. Chiaro che commettiamo un errore, da un'approssimazione un po' forte, ma è particolarmente conveniente, quindi consideriamo eliminarlo dal circuito vuol dire immaginare uno su HOE infinito, cioè HOE nullo, togliere la resistenza. Ci semplifica molto tutto il ragionamento, ok? Sì, è particolarmente più pratico. Va fatta sempre questa verifica prima di eliminarlo, ma insomma, una volta che questa verifica è soddisfatta, effettivamente possiamo procedere. Ok, allora io faccio vedere un altro amplificatore. Ne ho visti due, vediamo un altro tipo. L'amplificatore ha stavolta collettore comune. Quello che in inglese si chiama Common Collector, cioè CC. Allora, il disegno è piuttosto semplice, in pratica si tratta di nuovo di avere il generatore, il transistore polarizzato col circuito di autopolarizzazione a 4 resistenze. Stavolta cosa facciamo? Invece di 4 resistenze ne usiamo una di meno, non usiamo quella su RC. Quella di RC, vi ricordate, serve soltanto a fissare la VCE, però se io le elimino metto il collettore a comune, perché in pratica lo porto a questo nodo e per le variazioni quel nodo è massa. Poi si entra dalla base col segnale attraverso una capacità di accoppiamento, così, SRS, e si preleva il segnale stavolta sull'emettitore. Come potete vedere, forse anche un po' meglio quando vediamo il circuito di piccolo segnale, ma insomma già da qua si intuisce. Per il piccolo segnale io ho l'ingresso dalla base, l'uscita dall'emettitore, il collettore sta a comune tra la maglia d'ingresso e la maglia d'uscita. Proviamo a disegnare il circuito per il piccolo segnale, quindi per le variazioni, circuito
per le variazioni. Poi questa è la corrente IB. Allora, attenzione, il collettore per le, vediamo un po' di disegnare tutto. Per le variazioni il collettore ammassa, quindi l'emettitore lo metto qua, tra base e emettitore c'è HE. Poi tra collettore e emettitore, stavolta vedete, devo orientarli nella direzione opposta, tra collettore e emettitore c'è il generatore di corrente HFIB e c'è la resistenza 1 su HE. Qui sono sull'emettitore. Poi dall'emettitore a massa c'è anche RE e c'è anche CC e RL. Ora a centrobanda CC lo considero un cortocircuito e mi rimane soltanto RL e questa è l'uscita. Quindi qui specifichiamo bene circuito per le variazioni a centrobanda. Quindi dove centrobanda vuol dire dove dove l'amplificatore si comporta come un circuito resistivo. Allora, questa corrente qui è HF più 1 per IB. E basta. Allora, facciamo come al solito un po' di lavoro. In pratica queste tre resistenze sono tutte e tre in parallelo, le schematizzo come un'unica resistenza R', va bene? E poi qui invece applico Thevenin come al solito, tra questi due nodi applico Thevenin. Quindi in questo modo il circuito mi si semplifica molto, perché che ormai ho imparato tutto, quindi posso andare veloce, no? Io ho Thevenin in ingresso, quindi c'è una certa VTH e RTH, no? Dove questa RTH è RB parallela RS e la VTH è l'attenzione a vuoto che si vede tra quei due nodi, cioè VS per RB diviso RB più RS, come abbiamo visto prima. Quindi questa qui è la base, sotto qui questo è il nodo di massa. Poi questo è anche il collettore, tra la base e l'emettitore c'è HE, questa è la corrente IB, qui c'è il generatore di corrente HFIB e poi qua ci sono quelle tre resistenze in parallelo, cioè 1 su HE parallelo ad RE parallelo a RL. Questa è anche la tensione buona. A questo punto io posso scrivere l'equazione a questa maglia più esterna in modo abbastanza facile. Viene VTH uguale a IB che moltiplica la resistenza di maglia, quindi RTH più HE più R', più, beh, qui passa anche HFIB che è la corrente dell'altra maglia, HFIB per R'. Quindi questa è l'espressione della maglia che ho tracciato prima e poi io qua mi ricordo che VU è uguale a R' per HF più 1 per IB. Questa corrente è HF più 1 per B. Allora a questo punto posso calcolare la funzione di trasferimento, è V su VS per definizione, quindi posso scriverla come V su VTH per VTH su VS. V su VTH è questo rapporto, IB si semplifica dappertutto, quindi mi rimane R' che moltiplica HF più 1 diviso R' che moltiplica HF più 1 più HE
più RTH per questo rapporto qui che è il partitore d'ingresso RB diviso RB più RS. Ok. Quindi l'amplificazione abbiamo calcolata, dobbiamo fare un po' di osservazioni. Allora, qui rispetto a quello che abbiamo visto di solito, ci sono un po' di osservazioni importanti, in realtà sono legate ad AV. Innanzitutto notate che il segno stavolta è positivo, è la prima volta perché negli altri due casi precedenti il segno era negativo. E poi l'altra cosa che dovreste notare è che stavolta per costruzione questa frazione è più piccola di 1. Vedete, perché io ho il prodotto dei due termini, tutti e due i termini per costruzione sono più piccoli di 1, perché il denominatore è uguale al numeratore più un altro termine positivo. E quindi io noto questo. In realtà si riesce a fare in modo, in molti casi, che queste frazioni siano molto vicine a 1. Quindi io riesco spesso a fare un'amplificazione di tensione quasi 1, perché vedete, cioè, se faccio RB grande rispetto a RS e ho R' abbastanza grande, di modo tale che quando mi ho moltiplicato per HF, che insomma, magari vale 100, è molto più grande del resto, a questo punto riesco ad avere una frazione che è circa 1, che è importante. In molti casi si usa, però è una situazione differente rispetto all'altro caso. Uno al momento si può chiedere, vabbè, ma che cosa me ne faccio di un'amplificazione di tensione minore di 1? No? In realtà non è una domanda centrata, no? Perché quando parliamo di amplificazione, quello che ci importa è l'amplificazione di potenza più che di tensione. È quello che definisce un amplificatore, se riesco ad avere un'amplificazione di potenza. E qui si riesce ad avere un'amplificazione di potenza. L'amplificazione di tensione non è alta, ma quella di potenza è alta. In certi casi, mi va bene così, insomma. In un circuito è un amplificatore se la potenza di uscita è più grande di quella di ingresso, ok? Non è la tensione che mi importa. La tensione si tira su, per dire, anche con un trasformatore, ma a quel punto non amplifico niente. Ok, allora torniamo un attimo indietro al circuito iniziale. Adesso cerchiamo di valutare la resistenza d'ingresso. Allora, per la resistenza d'ingresso devo disegnare lo stesso circuito, solo che siccome la resistenza d'ingresso la vedo da qua, no? È da qui che la guardo la resistenza d'ingresso, giusto? A posto il generatore d'ingresso, chiaramente non devo applicare Thevenin qua, quindi cosa faccio? Il circuito che devo considerare è questo, metto un generatore d'ingresso ideale di prova e poi, quindi VSRS l'ho tolto, ho messo il generatore ideale, qui però c'è l'RB, poi qui c'è HIE, qui c'è HFIB, dove B è anche questa corrente qua, e qui c'è R'. Quindi il circuito è questo. La resistenza d'ingresso è VP su IP. Allora, giusto vi faccio vedere un procedimento abbastanza conveniente. Io devo calcolare VP su IP. Io cos'è che mi aspetto? Ma insomma è abbastanza facile. Io vedo RV in parallela a qualcos'altro. Va bene? Allora, poiché so già questa cosa, per semplificare il calcolo io posso dire, vabbè, io so già che avrò RB in parallelo a qualcos'altro. Tolgo RB, calcolo quel qualcos'altro e poi ci rimetto RB in parallelo. Quindi posso procedere in questo modo. Togliamo RB
tanto ci ricordiamo che è in parallelo. Una volta che tolgo RV, il circuito mi diventa questo. Ok, adesso posso scrivere l'espressione alla maglia esterna, vedete questa è HIAB, qui la corrente che passa è HFE più 1 per IB, quindi io qui ho VP uguale a IP e B, anzi prima scrivo IP è uguale a IB, giusto? Poi qui posso scrivere VP è uguale quindi ad HIE per IB più R' che moltiplica HF più 1 per IB. Quindi il rapporto VP su IP è uguale ad HIE più R' che moltiplica HF più 1. A questo punto ho calcolato la resistenza a vista e reinserisco RB. Quindi se reinserisco RB sta nel parallelo, quindi viene che la resistenza d'ingresso è uguale al parallelo di RB e l'altra resistenza. Chiaramente potevo farlo anche prima, ma così mi viene più diretto. Va bene. Che cosa c'è da dire? È venuta grande questa resistenza d'ingresso, perché vedete adesso c'è, beh, c'è sempre RB che limita, ma poi in parallelo c'è una cosa che può essere molto grande, perché questo R' che cos'è? Vi ricordate? Una resistenza che scelgo io quanto grande è. Questo è 1 su HE in parallelo RE in parallelo RL. Quindi in qualche modo questo termine può essere anche molto grande, grazie al fattore HFE moltiplicato. Ok, vediamo la resistenza d'ingresso, no, di uscita. Per la resistenza d'uscita facciamo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto un attimo fa, calcoliamo la tensione d'uscita a vuoto, che è una cosa che abbiamo già ottenuto, perché avevamo scritto questa cosa qua. A vuoto che cosa cambia? Che RL tende a infinito, quindi R' è 1 su HE parallelo RE. Quindi io posso scrivere esattamente questa cosa sostituendo R' con 1 su HE parallelo RE, mettendo RL che tende a infinito. Quindi qui posso fare dunque uguale a AV per RL che tende a infinito, che moltiplica VS, e questa roba qui fa, se lo faccio per esteso, RE parallelo 1 su HE che moltiplica HF più 1 diviso RE parallelo 1 su HE che moltiplica HF più 1 più RB parallelo RS più HIE che moltiplica RB diviso RB più RS per VS. Ok? Poi posso calcolare la corrente di uscita di cortocircuito. Di nuovo devo fare il limite per RL che tende a 0 stavolta della tensione di uscita diviso RL, che vuol dire limite per RL che tende a 0 di AV diviso RL per VS. Stavolta se RL tende a 0, come cambia V? Io riguardo qua nell'espressione, se RL tende a 0, nel parallelo tra questi tre è solo RL che conta, R' tende a RL, d'accordo? Per cui io devo copiare questa espressione sostituendo R' RL.
Quindi avrei RL che moltiplica HF più 1 diviso RL che moltiplica HF più 1. E qui, aspettate, devo ricopiare il limite, per RL che tende a 0. Ma quindi devo fare, abbiamo detto RL che moltiplica HF più 1 diviso RL che moltiplica HF più 1 più RB parallele RS più HE che moltiplica RB diviso RB più RS tutto diviso RL e VS. Ok, questa è. Vediamo come si risolve la cosa. Beh, RL, RL va via. E poi ho qui a denominatore RL per questo più questa roba. Quando RL tende a 0, anche questo va via. Quindi mi rimane il resto. Quindi mi rimane uguale a 1 più HFE per RB diviso RB parallelo RS più HE per RB più RS per VS. A questo punto R out uguale a VU0 diviso UCC, e fare questo rapporto. Faccio questo rapporto, praticamente un sacco di cose vanno via, no? HF più 1, RB diviso RB più RS, VS va via, quindi che cos'è che rimane? Rimane RE parallelo 1 su HE per RB parallelo RS più HE. Diviso tutta questa roba qua, RE parallelo 1 su HE HF più 1 più RB parallelo RS più HE. Questo è il rapporto. In pratica, quello che conta qui a denominatore è soltanto la prima parte. Vedete, se conta solo la prima parte, questo è trascurabile, è il caso tipico. A quel punto poi questo si semplifica con questo e rimane soltanto RB parallelo RS più HE diviso HF più 1. E questa è la cosa importante da notare, perché di fatto, vedete, il fatto di avere questo termine a dividere mi fa avere un R out molto bassa. Ok? Diciamo che rispetto ai circuiti che abbiamo visto prima, questo è caratterizzato dal fatto di avere un'amplificazione piccola e positiva e una resistenza d'uscita molto piccola. La resistenza d'ingresso viene grande perché c'è l'HF a moltiplicare. La resistenza d'uscita viene piccola perché c'è l'HF a dividere. Ok. Voglio concludere questa parte facendo uno specchietto riassuntivo delle cose che abbiamo visto finora. Abbiamo visto noi tre tipi di amplificatori e per ogni amplificatore abbiamo visto tre parametri: l'amplificazione intrinseca a vuoto, la resistenza d'ingresso e la resistenza d'uscita, che abbiamo detto sono parametri importanti perché poi quando si conoscono quei tre si può conoscere il comportamento del circuito per qualunque generatore d'ingresso e qualunque carico. Quindi abbiamo un CE con RE uguale a 0, un CE con RE, quindi non completamente bypassata, e poi un collettore comune. I parametri che abbiamo visto sono AV0',
l'amplificazione intrinseca vuoto, la resistenza d'ingresso e la resistenza d'uscita. Allora, se volete, voi per esercizio potete prendere questo schema qui e in ogni casella scrivere l'espressione che abbiamo trovato, no? Andate a recuperare gli appunti, giusto per avere come un quadro completo davanti. Ora io non voglio fare questo esercizio qui, voglio fare una cosa, voi quello fatelo per conto vostro, è utile da ripasso, no? Io voglio fare una cosa più che altro qualitativa e ricordarvi le cose principali che abbiamo visto per ciascuno. Allora, per l'amplificazione intrinseca a vuoto, noi che cosa abbiamo visto? Innanzitutto che in questi due casi è negativa, in questo caso è positiva. E poi abbiamo visto che il modulo è alta nel caso di emettitore comune, è più, vedete, io scrivo proprio in modo qualitativo, media, per dire che è meno di alta nel caso di resistenza sull'emettitore. Vi ricordate, più aumento la resistenza sull'emettitore, più si abbassa l'amplificazione, ed è invece bassa, okay, addirittura minore di 1 nel caso di collettore comune. Questo è quello che abbiamo visto, va bene? Poi, per la resistenza d'ingresso, invece abbiamo visto questa cosa, che nei secondi due casi la resistenza d'ingresso aveva un termine a sommare di tipo R per HFE, e questo la rende alta, quindi in questi due casi è alta. Tra parentesi vi scrivo perché c'è un termine R per HFE che la rende alta, come qui l'amplificazione qui è alta perché c'è un termine HFE a moltiplicare. La R-in nel caso emettitore comune viene, come viene a mi pare, RB parallelo a HE, quindi viene una cosa media, non c'è un termine HFE che la tira su. La R-out invece come viene? Viene più o meno abbastanza alta in tutti e due i casi, no? Qui viene tipo RC, e invece abbiamo visto che viene bassa in questo caso perché c'è un termine HFE a meno 1, cioè un HFE a dividere che l'abbatte. Ok? Questo è importante, come dire, a questo punto vedere le cose in questo modo, perché spesso, se immaginate come avviene la cosa dal punto di vista di chi fa la progettazione, uno di solito dice: ok, va bene, mi si danno le specifiche, voglio una resistenza ingresso alta e una resistenza d'uscita bassa, scegli la configurazione dell'amplificatore. Per esempio, una soluzione del genere, io so che se la voglio ottenere devo scegliere una configurazione tipo collettore comune, altrimenti non ottengo questo risultato. Oppure se mi si chiede di avere una resistenza d'uscita alta, so che non devo prendere il collettore comune perché certamente non me la può dare. Quindi è importante, anche se uno non si ricorda le espressioni direttamente, questo poi succede, insomma, poi queste sono quelle classiche cose che magari si ricorda, per voi se lo ricorda il giorno dell'esame, poi dopo un po' va via, ecco, per uno che poi ci rideve, per un ragazzo che fa invece elettronica, che magari vede più corsi consecutivi in cui deve applicare questi concetti, la cosa rimane un po' più agganciata. Però ecco, in generale l'espressione precisa uno se la ricorda solo finché ci deve lavorare tutti i giorni, no, poi se la scorda. A parte quello, però il concetto generale, se ho una certa configurazione mi dà un risultato tipo alto o basso per uno di questi parametri, quella è una cosa che più facilmente rimane ed è la cosa che deve poi alla fine guidare anche la comprensione di perché vengono fatte delle scelte per certi tipi di amplificatori. Ci saranno tante occasioni di vedere questo effetto. Ok, ci fermiamo qui, facciamo un po' di pausa.